Popoli Terme e Raiano, due realtà termali unite in un'unica progettualità per un'offerta turistica unitaria ed integrata. Come dire, un nuovo orizzonte che unisce benessere e sostenibilità. I contenuti dell'accordo sono stati illustrati oggi in regione a Pescara. Presente il presidente Marco Marsiglio. Siamo di fronte a anche un fatto inedito, comuni diversi tra loro, di due diverse province che pur vicini ma cominciano a dialogare insieme, a costruire insieme il loro futuro integrando l'offerta turistica e termale l'uno con l'altro. È la strada giusta, quella di fare sinergia, di crescere insieme, di mettere a regime tutte le potenzialità della nostra regione. La mole importante di investimenti pubblici che attraverso il piano complementare del PNRR abbiamo messo a disposizione, comincia a prendere corpo. Io spero che nel prossimo vicino futuro possiamo inaugurare altri momenti di crescita rispetto a un progetto molto ambizioso che fa del termalismo il punto centrale del rilancio della zona interna dell'Abruzzo intorno a Popoli Terme. Come ricordato in conferenza, coinvolta nel progetto anche la divisione ferroviaria di Tua, che metterà a disposizione i collegamenti con i treni per incentivare il turismo termale anche da Roma. Benigno D'Orazio, amministratore unico Terme in Popoli Terme. Oggi c'è uno step superiore, perché abbiamo iniziato intanto a far conoscere ai cittadini che vengono da tutte le parti d'Abruzzo il 10% da fuori regione. Questo è un dato ancora di più significativo, perché pur non avendo strutture turistiche ricettive, già oggi attiriamo i turisti da fuori regione. Questo significa che l'investimento che stiamo facendo, molto importante, dell'albergo termale, dell'albergo diffuso a Popoli, del B&B che è nostro, che è sempre pieno già oggi, va nel senso giusto, e ancor di più andrà nel senso giusto il collegato albergo di Raiano, la Spa di Raiano, che fungerà anche da centro congressi di rilevanza più che regionale. E abbiamo già stabilito il 30 novembre come data per l'inaugurazione di Raiano, e il 1 dicembre festeggeremo presso il Teatro Comunale, come ogni anno, il compleanno di Popoli Terme, anche per ringraziare i cittadini popolesi che ci hanno dato fiducia fin dall'inizio.